La fotocamera perfetta per tutti, lo sappiamo benissimo ragazzi, non esiste. Ci sono troppe variabili e soprattutto dipende moltissimo dalle esigenze personali di ognuno di noi. Ma se dovessi scegliere in questo momento tra tutto ciò che offre il mercato, quella che andrebbe a spuntare un buon 90% delle caratteristiche della mia macchina ideale sarebbe proprio questa Fuji X-T4 e nel video di oggi vi racconto il perché. Ciao ragazzi, sono Fabio e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi sono super contento perché questo video segna l'inizio della collaborazione, dopo quella avviata con Sony nel 2019, con un'altra grande azienda del settore, Fujifilm Italia. Era da un sacco di tempo che avevo voglia di provare per voi il sistema Fuji e ho voluto approfittare subito di questa collaborazione per farlo alla grande con una macchina, la X-T4, che sulla carta ha tutte le carte in regola per fare la felicità sia dei fotografi sia dei videomaker anche a un livello professionale. Ho come il sospetto che questo video sarà abbastanza lungo, quindi qua sotto in descrizione vi lascerò i timestamp per saltare direttamente alle varie sezioni. Ma veniamo a noi e alla recensione di questa Fuji X-T4 e partiamo dando una velocissima occhiata alle caratteristiche tecniche principali. La Fuji X-T4 è una fotocamera mirrorless APS-C con un sensore CMOS X-Trans da 26 megapixel. Gamma ISO nativa da 160 a 12.800, raffica da ben 15 fotogrammi al secondo, 425 punti di messa a fuoco, doppia scheda, sensore stabilizzato e registrazione video in 4K fino a 60 fotogrammi al secondo. Quando ho fatto l'unboxing in diretta insieme a voi su Instagram, la prima cosa che mi ha colpito una volta estratta la fotocamera dalla scatola sono stati da un lato il peso e dall'altro le dimensioni. La X-T4 infatti pesa, con la batteria montata, poco più di 600 grammi e ha dimensioni un pochino più grandi di quelle a cui sono abituato sulla mia Sony A7 III, sia per quanto riguarda la larghezza, che è di circa 135 mm, sia per quanto riguarda l'altezza, che è di circa 93 mm. Insomma, non è una macchina super compatta, ma ha dalla sua che, una volta presa in mano, restituisce un'ottima sensazione di qualità e solidità. Il peso comunque, oltre alla nuova batteria di cui parliamo tra poco, è in parte legato al fatto che questa fotocamera è interamente tropicalizzata, con un corpo resistente agli agenti atmosferici, alla polvere e all'umidità. La cura con cui Fuji è andata a sigillare con delle guarnizioni tutte le giunture visibili e invisibili, come gli sportelli di schede di memoria, batteria, eccetera, è veramente eccellente. A livello estetico, anche se qui il giudizio è prettamente personale, trovo questa macchina splendida. L'aspetto delle fotocamere Fuji mi è sempre piaciuto un sacco e, anche se non conta nulla a livello fotografico, questa è una di quelle macchine proprio belle da guardare. Sulla parte superiore ci sono le classiche ghiere di Fuji per cambiare ISO e tempi, combinate rispettivamente con il selettore delle modalità di scatto e quello per passare dalla modalità foto a quella video. Troviamo poi il pulsante di scatto combinato con l'interruttore di accensione, un piccolo pulsantino personalizzabile al suo fianco e infine la ghiera per gestire la compensazione dell'esposizione. Inutile negarlo ragazzi, le ghiere presenti nella parte superiore per cambiare gli ISO e il tempo di scatto hanno quel sapore retro che esteticamente fa staccare le fotocamere di Fuji da tutte quelle della concorrenza. Ecco, le ghiere. Amici utenti di Fuji, non prendetevela troppo con me nei commenti, lo so che per molti di voi sono tanto belle quanto comode, ma io dopo anni di utilizzo di macchine come le Reflex Canon prima e le Sony ora, ho fatto, almeno all'inizio, fatica ad adattarmi a utilizzarle e alla fine ho ceduto e ho riprogrammato le due rotelle frontale e posteriore raggiungibili con pollice e indice per far comportare questa X-T4 come gli altri corpi macchina a cui sono abituato. Probabilmente con il tempo, se potessi tenere questa macchina un po' più a lungo, le riuscirei ad apprezzare anche io, ma per il momento, e ribadisco che è un giudizio personale,
Le adoro, da guardare ma da utilizzare proprio non mi ci trovo. Detto questo, hanno comunque il pregio di poter essere bloccate tramite un piccolo interruttore posto in mezzo, che evita errori e rende impossibile cambiare il valore impostato prendendoci contro per sbaglio. Continuando a parlare di ergonomia, una cosa che mi ha convinto poco è il grip, che è sì abbastanza alto, ma per le mie mani non abbastanza profondo. Ho visto che la situazione migliora montando il battery grip opzionale, ma se avete le mani grandi come me, ecco che potreste trovarla non così comoda come altre macchine con un grip più importante. Nella parte posteriore troviamo una serie di pulsanti, tra cui spiccano sicuramente il joystick per cambiare i punti di messa a fuoco, che è molto comodo e reattivo, il pulsante Q per accedere rapidamente a tutta una serie di impostazioni, oltre al display touch da 3 pollici e 1,6 milioni di punti. Display che è una vera e propria novità rispetto alla precedente X-T3, dato che è completamente orientabile. E questo è un aspetto che personalmente ho apprezzato molto sia in ambito fotografico, dato che consente di scattare praticamente da qualsiasi angolazione, mantenendo un'ottima visuale su quello che si sta inquadrando, sia in ambito video, in particolare per un utilizzo come il mio, dove sono spesso da solo e ho la necessità di vedermi mentre mi sto riprendendo. Questo tipo di apertura laterale dello schermo devo dire che è la mia preferita rispetto alle altre soluzioni della concorrenza che ho provato, che hanno il monitor che si ribalta o verso l'alto o verso il basso. L'unico appunto a Fuji in questo caso è sugli sportellini laterali che proteggono i connettori, tra cui quello per il microfono, che sono sì ottimi per andare a sigillare la macchina dagli agenti atmosferici, ma restano comunque in mezzo e sono secondo me più scomodi dello sportellino unico che avevano usato in precedenza sulla X-T3. Dato che li abbiamo citati, come connettori troviamo quello per il microfono, quello per il comando remoto, una micro HDMI e una porta USB di tipo C. Manca quindi l'uscita diretta per le cuffie, ma si può comunque avere grazie all'adattatore per l'USB-C che per fortuna Fuji include nella confezione. Non è la soluzione ideale, ma meglio di niente. Dall'altro lato del corpo macchina troviamo poi lo sportello che protegge il doppio slot per le schede SD. Eh sì ragazzi, questa fotocamera ha la doppia scheda, cosa molto apprezzata da chi come me ci lavora e che in questa fascia di mercato non può assolutamente mancare. Slot che tra l'altro sono entrambi UHS-2, quindi in grado di supportare le schede SD più veloci, in modo da non avere problemi né per quanto riguarda la raffica scattando in RAW, né per quanto riguarda la registrazione video alla massima qualità, che su questa camera ha un bitrate veramente elevato. Nella parte frontale troviamo il selettore per passare dal fuoco manuale a quello singolo e a quello continuo, un ulteriore pulsante personalizzabile e, infine, l'ultima cosa da guardare per quanto riguarda il tour del corpo macchina è la batteria, che è l'altra grande novità di questa Fuji X-T4 rispetto alla generazione precedente. Con una capacità di ben 2200 mAh, circa il doppio del vecchio modello, è in grado di garantire un'autonomia eccellente sia per un uso fotografico sia per un uso video. Bene, dopo avervela raccontata per bene dal punto di vista estetico e costruttivo, come mi sono trovato effettivamente nell'utilizzare questa Fuji X-T4? Beh ragazzi, per essere sostanzialmente la mia prima volta con il sistema Fuji, se escludiamo una veloce prova della X-T2 più di un anno fa, devo dire che mi sono trovato sorprendentemente bene. In parte me lo aspettavo, ma non era così scontato, dato che ha una impostazione, una filosofia di base molto diversa da quella a cui sono abituato. Dopo qualche ora in cui mi sono dovuto abituare alla diversa disposizione dei pulsanti e dei comandi e dopo aver navigato nel menu per impostare la macchina come volevo io,
ho preso subito confidenza e non ho avuto particolari difficoltà nell'utilizzarla. La XT4 è una di quelle macchine che non solo è bella da guardare, ma ti invoglia anche a scattare. E infatti in queste settimane l'ho messa decisamente alla prova, usandola veramente tanto sia per le foto che per i video. Visto che l'ho citato prima, parentesi velocissima sul menu. Ci sono naturalmente tantissime voci da guardare e impostare, ma per me che vengo da un sistema completamente diverso, l'ho trovato sufficientemente intuitivo. La cosa che però ho apprezzato maggiormente è che passando dalla modalità foto a quella video o viceversa, il menu cambia con una separazione netta tra le voci dedicate all'aspetto fotografico e quelle legate all'aspetto video. Per chi usa entrambi è molto molto comodo. Tornando a noi, come vi dicevo, in queste settimane mi sono divertito un sacco a scattare con questa Fuji XT4 e tra le tante cose che mi sono piaciute, una menzione va sicuramente alle simulazioni pellicola. Se amate avere nelle foto dei colori e un aspetto da rullino, beh, non rimarrete affatto delusi dai JPEG che è in grado di tirare fuori questa macchina. Per avere il massimo della flessibilità e fare dei test, io ho sempre scattato in RAW più JPEG, ma vi assicuro che in buona parte dei casi le foto, almeno a mio gusto, erano già perfette, così come uscite dalla fotocamera, senza richiedere praticamente alcun tipo di post-produzione, se non magari qualche piccola regolazione su esposizione, luci e ombre. In questo devo dire anche che aiuta tantissimo l'ottimo mirino elettronico, che ha una definizione eccellente, praticamente zero ritardo e anche in bassa luce mantiene un'ottima leggibilità. Altra cosa che mi ha sorpreso in positivo è stata la silenziosità dell'otturatore già in modalità meccanica. Ecco, se vi capita per passione o per lavoro di scattare in chiesa, a teatro o più in generale in ambienti dove il rumore di scatto di una macchina fotografica potrebbe essere causa di disturbo, beh, con questa Fuji passerete sempre o quasi sempre inosservati. In ogni caso c'è sempre la possibilità di attivare l'otturatore elettronico che elimina qualunque tipo di rumore. A livello di autofocus complessivamente sono rimasto soddisfatto, anche se in alcuni aspetti non mi ha convinto fino in fondo. In ambito fotografico, con soggetti statici o quasi, la messa a fuoco è molto rapida e precisa. In particolare, con i ritratti ho trovato molto efficace il riconoscimento del volto e degli occhi. Una volta agganciato il soggetto, la macchina è in grado di inseguirlo e tenerlo a fuoco senza particolari problemi all'interno dell'inquadratura. Qualche piccola difficoltà in più l'ho avuta invece con l'inseguimento di soggetto in movimento veloce, umani e non. Provando a utilizzare la raffica, tra parentesi ottima in combinazione con l'autofocus in modalità tracking inseguimento, nonostante tenessi il punto di messa a fuoco sul soggetto, la macchina molto spesso lo andava a perdere, passando a mettere a fuoco sullo sfondo o su altri oggetti, anziché continuare a seguire il soggetto di partenza. Risultato è di un'intera sequenza erano veramente poche le foto perfettamente a fuoco. Errore mio dovuto alla mia scarsa conoscenza del sistema Fuji? Può essere, ma non ne sono sicuro, dato che ho fatto talmente tante prove in questo senso, ottenendo sempre lo stesso risultato. Andando ad analizzare le prestazioni in bassa luce e ad alti ISO di questa Fuji XT4, i risultati sono a mio parere molto buoni per una fotocamera APS-C che ha comunque ben 26 megapixel, con un rumore digitale sempre ben controllato. A 1600 ISO, senza alcun tipo di riduzione rumore applicata in post-produzione, il file è molto pulito e con un buon dettaglio generale, così come a 3200 ISO dove iniziamo ad avere un po' di grana digitale, che però non mi sembra così invasiva. A 6400 ISO ecco che iniziamo a perdere un pochino di dettaglio con una grana che è un po' più invasiva rispetto a prima. Anche se vi assicuro che ho visto molto di peggio e con un minimo di riduzione rumore in post, personalmente non avrei alcun tipo di problema nel consegnare a un cliente una foto del genere. Infine, a 12800 ISO, che vi ricordo è il valore ISO nativo più alto per questo sensore, la grana digitale la fa da padrone e qui vi assicuro che non c'è riduzione rumore in post-produzione che tenga.
meglio evitare di scattare a questo livello di ISO se non in casi eccezionali. Altra grande novità di questa X-T4 rispetto alla precedente generazione è il sensore stabilizzato, con un sistema di stabilizzazione che dichiara Fuji è fino a 8 volte più accurato di quello della X-H1. Per quanto riguarda le foto, si comporta effettivamente molto bene. Con un minimo di attenzione alla postura sono riuscito a ottenere scatti nitidi a mano libera anche a un quinto di secondo, un decimo di secondo, e secondo me il risultato non è niente male. Anche in video ho trovato la stabilizzazione molto buona, sia per quanto riguarda riprese di soggetti statici a mano libera, sia per riprese in movimento, così stile vlog. A questo, ma solo in video, si può aggiungere anche una ulteriore stabilizzazione elettronica che funziona bene per soggetti statici e un pochino peggio per riprese in movimento. Comunque, tutto sommato, penso sia un ottimo risultato e tenete conto che gli obiettivi che ho usato per il test non sono a loro volta stabilizzati. Combinando le due cose, stabilizzazione del sensore e stabilizzazione dell'ottica, sono sicuro che si potrebbero ottenere risultati ancora migliori. A questo punto, ultimo ma non ultimo, parliamo rapidamente anche degli aspetti video di questa fotocamera. Dato che Fuji è riuscita a dotare questo corpo macchina di caratteristiche di tutto rispetto che pongono la X-T4 al vertice attuale delle mirrorless APS-C, pensate anche per un utilizzo da parte dei videomaker. Trattare dettagliatamente tutte le potenzialità video di questa macchina richiederebbe un video dedicato, quindi mi limiterò solo a raccontarvi le cose principali. Il 4K di questa Fuji è veramente splendido. Impostando i classici 25 fps possiamo avere un bitrate fino a 400 megabit al secondo con profilo F-Log o HLG e registrazione in 10 bit 420 sulla scheda SD che arriva al 422 usando un registratore esterno. Naturalmente per avere un file più leggero e o già pronto che richiede meno interventi di color grading si possono impostare risoluzione e bitrate inferiori e al posto del profilo log si possono scegliere le simulazioni pellicola come la Eterna che ha un aspetto molto cinematografico. Purtroppo con la compressione di YouTube che smarmella tutto difficilmente ne potrete apprezzare al massimo la qualità, ma vi assicuro che guardando le clip originali su un monitor 4K sono semplicemente eccezionali, sia come resa dei colori sia del dettaglio. In più, i 10 bit consentono la massima flessibilità in fase di color correction e color grading e vi permetteranno di sfruttare al meglio le caratteristiche del profilo log senza problemi di banding o artefatti strani. Naturalmente, lo svantaggio di usarla al massimo della qualità è l'occupazione di spazio dei file, che sono enormi. Ad esempio, la recensione che avete visto la scorsa settimana, quella dei Mars 400S, l'ho girata interamente con la X-T4 al massimo della qualità. Tra parte di parlato grezza di circa 15 minuti e i B-roll mi ha occupato ben 100 GB. Pura follia. Per video di questo tipo, come faccio io per YouTube, ovviamente non ne vale la pena, ma per un utilizzo professionale avere la possibilità di salire così tanto con la qualità del file è un vantaggio notevole. C'è da dire anche che realizzare quel video mi ha permesso di apprezzarne anche l'ottimo autofocus in video. Grazie al riconoscimento del volto molto efficace, la macchina non ha avuto alcun tipo di problema nel tenermi a fuoco. Continuando con le caratteristiche video, la X-T4 è ottima anche per quanto riguarda lo slow motion. Ha infatti il 4K a 60 fps con un bitrate di 200 megabit al secondo, che produce un file molto bello e ha il solo difetto di fare un leggero crop dell'immagine. Scendendo poi al Full HD possiamo registrare fino a 240 fotogrammi al secondo, anche se onestamente a questo frame rate il video perde abbastanza qualità, quindi nel caso meglio limitarsi ai 100-120 fps che sono decisamente meglio. Insomma, tutto sommato caratteristiche video di tutto rispetto e che combinate con il sensore stabilizzato, il buon autofocus anche in video e lo schermo orientabile rendono questa macchina ideale per realizzare video di qualità. Peccato per il solito limite di 29 minuti alla durata di registrazione continua, senza il quale la X-T4 sarebbe stata sostanzialmente perfetta.
Anche se improbabile, sarebbe una cosa che Fuji potrebbe tranquillamente risolvere con un aggiornamento firmware. Vedremo. Prima di concludere, vediamo al volo il prezzo. La Fuji X-T4 si trova in questo momento sul mercato intorno ai 1750-1780 euro, sia per la versione nera che vi ho fatto vedere io, sia per la versione argento. Vi lascerò come al solito il link qua sotto in descrizione. Ok, siamo finalmente pronti per passare alle conclusioni. Inutile dire, ragazzi, che nonostante i piccoli difetti di cui vi ho parlato prima, questa X-T4 mi è piaciuta tanto 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 e se avessi il budget vi assicuro che me la sarei già portata a casa. Come detto nell'introduzione e come ho ripetuto più volte in tanti miei video, la fotocamera perfetta in assoluto non esiste, ma per il mio utilizzo ibrido di foto e video trovo che la X-T4 nel mio caso riuscirebbe a coprire sostanzialmente tutte le mie esigenze, sia personali, sia professionali, sia in ambito foto, sia in ambito video. Il costo per una fotocamera PSC è molto importante, è inutile negarlo. Siamo in pratica allo stesso livello di costo di una full frame, ma a differenza di altre APS-C che ho provato, proprio considerando l'insieme complessivo delle caratteristiche e le sue prestazioni che è in grado di offrire, non lo trovo per niente esagerato. Non avendo provato la precedente X-T3, non ho un vero e proprio termine di paragone per dirvi se valga la pena risparmiare qualcosa e prendere la X-T3 o restare sulla X-T3 se già l'avete, oppure investire i circa 400 euro di differenza e andare su questa X-T4. Se siete indecisi vi consiglio di guardare un video che ha pubblicato Dael Maselli qualche giorno fa e che vi lascerò linkato qua sopra e sotto in descrizione, in cui da utente Fuji racconta proprio perché lui abbia acquistato la X-T3 e non la X-T4. Detto questo, ragazzi, è tutto per il lunghissimo video di oggi e ringrazio nuovamente Fuji per avermi inviato in prova questa X-T4. Fatemi sapere in un commento qua sotto cosa ne pensate di questa piccolina e magari ditemi se ci sono altre fotocamere o ottiche che potrei chiedere in prestito a Fuji per farci una recensione. Se il video vi è piaciuto o lo avete trovato semplicemente utile, lasciatemi un bel mi piace e condividetelo con tutte le persone che potrebbero essere interessate. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi neanche un nuovo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!